Ragazzi, sono carico. Sono carichissimo perché questa domenica uscirà finalmente, dopo un'attesa interminabile, El Camino, il film seguito di Breaking Bad. Quindi capirete che da chimico non vedo veramente l'ora, non sto nella pelle, salto fuori dalle mutande, è una cosa che, vabbè, vi risparmio i dettagli, ma sono veramente carico. E in occasione di questa uscita, diciamo che ho riniziato Breaking Bad, ho fatto un rewatch e guardandolo mi sono accorto di qualche dettaglio che cozza un pochettino. La chimica forse è un po' esagerata in alcune occasioni e adesso vi mostro la top 5 delle scene in cui la chimica in Breaking Bad è, diciamo, un po' più fantascientifica che scientifica. Sigla! Nella prima puntata di Breaking Bad abbiamo visto Walter White fare fuori due cattivoni utilizzando la fosfina. È un gas tossico, incolore, infiammabile, generato, in questo caso, buttando del fosforo rosso dentro una pentola di acqua bollente. Sarà possibile? In realtà no. No, perché il fosforo rosso può portare a fosfina soltanto reagendo con idrogeno, idrogeno gassoso, a temperatura elevata. Ovviamente è possibile ottenere della fosfina utilizzando dell'acqua, ma non possiamo usare il fosforo rosso, ci serve il fosforo bianco. Il fosforo bianco e il fosforo rosso sono forme allotrope. Allotrope, deriva dal greco, significa in un altro modo. Sostanzialmente sono due sostanze che hanno stessi atomi arrangiati in modo diverso. Per farvi un esempio, è come il diamante e la grafite, sono entrambi carbonio, sono forme allotrope del carbonio. Ma sto divagando. Parlavo della fosfina. È possibile ottenere fosfina utilizzando del fosforo bianco e acqua catalizzando la reazione con idrossido di sodio concentrato. Una volta tolti di mezzo con la fosfina, questi cattivoni vanno fatti sparire. E Walter decide di usare l'acido fluoridrico. È un acido estremamente reattivo, in grado di attaccare i tessuti, decalcificare le ossa, dissolvere metalli e vetro. Proprio per questo motivo, quando viene stoccato, deve essere tenuto in contenitori di plastica, tipo polietileno o teflon. Ma quindi è vero? L'acido fluoridrico avrebbe potuto far sparire Emilio? Far sparire la vasca? Far sparire il pavimento? No. L'acido fluoridrico sì è molto reattivo, ma non è un acido forte, proprio perché il legame tra l'idrogeno e il fluoro è molto forte. Per questo motivo non avrebbe potuto attaccare i tessuti e tutto il resto in modo rapido come abbiamo visto nella serie. Certo, Emilio avrebbe iniziato a subire le conseguenze, ma anche se in tempi molto più lunghi, ma la vasca e il pavimento sottostante non avrebbero mai potuto essere attaccati da questo acido, soprattutto nella quantità utilizzata da Jesse. Oh, è comunque un acido molto tossico, ingerirlo o inalarne i vapori. Non fatelo. Diciamo semplicemente non fatelo perché non è sufficiente per far sparire un cadavere, ma è più che sufficiente per farne apparire uno. This is not meth. Al terzo posto abbiamo una delle mie scene preferite in assoluto di Breaking Bad. D'altronde, se vi ricordate, l'ho detto in un video precedente, io adoro le cose che esplodono. Vi ricordate quando Walt ha fatto esplodere una stanza gettando un cristallo di fulminato di mercurio per terra? È realistica questa scena? Beh, abbastanza, ma non abbastanza. Mi spiego. Il fulminato di mercurio è un esplosivo primario sensibile alla frizione e allo shock meccanico. La forma più stabile, diciamo, la più sicura da maneggiare è la polvere, ma non è abbastanza reattiva da esplodere semplicemente gettandola a terra, ci vuole un innesco. I cristalli, invece, come vediamo nella scena di Breaking Bad, sono tutta un'altra musica. I cristalli di fulminato di mercurio sono molto, molto instabili e incredibilmente esplosivi. Un cristallo delle dimensioni di quelle usate da Walter White durante la scena di Breaking Bad era abbastanza grande da generare un'esplosione così forte da far esplodere anche gli altri cristalli nel sacchetto e quindi non sarebbe rimasto assolutamente niente della stanza, a parte che probabilmente non sarebbe neanche riuscito a portarli dentro, perché sfregando tra di loro all'interno del sacchetto sarebbero esplosi subito. Però se anche fosse riuscito a arrivare,
Breaking Bad sarebbe finito alla sesta puntata della prima stagione. Eccoci qua, ora parliamo di una cosa che ci ha accompagnato per quasi tutta la serie, ma che abbiamo visto in azione soltanto nell'ultima puntata dell'ultima stagione. Sto parlando della ricina, veleno tanto potente quanto infido. È incredibilmente letale, la dose letale è dell'ordine dei microgrammi, e non esiste antidoto una volta somministrato. È una proteina e funziona attaccando le cellule e impedendo la produzione di enzimi essenziali, provocando praticamente la morte della cellula. In teoria, 3 microgrammi, ricordiamo, un microgrammo è un milionesimo di grammo, dicevo, 3 microgrammi di ricina sarebbero sufficienti per uccidere tutte le cellule del corpo umano. Però parliamo di teoria. Chiaramente la somministrazione va a influire sull'efficacia di questo veleno. È molto letale, è molto facile subirne gli effetti se inalata o iniettata, ma il nostro Walter White ha sempre pianificato di somministrare la ricina per ingestione, dovendo passare per il tratto digerente, tutte le cose che, tutte le schifezze che abbiamo nel corpo umano, nel nostro stomaco, intestino e via via, la dose letale sarebbe dovuta essere circa 1000 volte superiore, parliamo circa di 4 aspirine, ok? 4 aspirine di ricina, se ingerite. Dicevo, Walter White ha proprio dato a Lydia, nell'ultima puntata della quinta stagione di Breaking Bad, una bustina di zucchero, diciamo una bustina di stevia piena di ricina. A mio parere la dose non è sufficiente, ma se anche lo fosse stato, non avrebbe funzionato per via del tè. Il tè viene servito caldo, quasi bollente, e la ricina si sarebbe degradata all'interno di questo tè, non provocando gli effetti letali che abbiamo visto effettivamente in Breaking Bad, salvando una delle tante vite che Heisenberg ha reclamato nel corso della serie. Ok, so che siete super ansiosi di sentire il primo posto, ma prima di andare avanti volevo fare un paio di menzioni d'onore. Ci sono due scene che non sono entrate a pieno titolo nella classifica perché non erano eclatanti quanto le altre. La prima è la scena del camper. Vi ricordate quando sono bloccati nel deserto, il camper non parte perché Jesse ha lasciato il quadro acceso e devono farlo partire con una batteria improvvisata? Beh, non avrebbe mai potuto generare abbastanza corrente da far partire il camper, circa l'1-2% del necessario. L'altra scena è quella della termite. Quando i nostri antieroi, diciamo, i nostri cari cuochi, hanno deciso di cambiare il metodo di sintesi della metanfetamina, hanno avuto bisogno di rubare quel barilone di metilammina e per farlo hanno dovuto aprire il lucchetto usando la termite. Questa termite l'hanno raccolta, diciamo, da quelle lavagnette magnetiche per scrivere. Ne hanno usate 6, 7, non mi ricordo, poche però. Ecco, ne sarebbero servite circa 200 per ottenere la quantità di termite necessaria, sufficiente a bruciare il lucchetto. E inoltre non sarebbero state sufficienti neanche quelle, perché servono degli altri reagenti da mischiare alla polvere delle lavagnette magnetiche per avere l'effettiva termite che brucia a temperature elevatissime. E visto che abbiamo parlato di metilammina, al primo posto troviamo il protagonista indiscusso di Breaking Bad, il metodo di sintesi P2P. Allora, vi ricordate quando all'inizio Walt e Jesse preparavano la meth utilizzando i farmaci per il raffreddore? Ecco, nei farmaci per il raffreddore c'è la pseudoefedrina, un precursore molto simile alla struttura della metanfetamina. Però, dal momento che facevano fatica a ottenerlo in grandi quantità per scalare, diciamo, la produzione, Walt ha messo a punto un nuovo metodo, il cosiddetto metodo P2P, che utilizza come precursori metilammina, acido fenilacetico e acido acetico. Bene, sulla carta tutto bellissimo. Qual è il problema? Il metodo P2P non è enantioselettivo, ovvero invece di ottenere, diciamo, solo il prodotto desiderato, ci fa ottenere una miscela racemica di due enantiomeri. Gli enantiomeri sono semplicemente immagini speculari che non possono essere sovrapposte, come le mani, esattamente come le mani. Qual è il problema, di nuovo? Solo uno dei due enantiomeri della metanfetamina è psicoattivo. Quindi, usando il metodo P2P, si otterrebbe una met non più pura e più efficace, diciamo. Inoltre non potrebbe essere blu perché il blu è un'impurezza e le impurezze abbassano l'efficacia della metanfetamina. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, a me ha divertito tanto farlo, anche se mi piange il cuore perché blastare Breaking Bad è sempre una sofferenza, è una figata, è una serie bellissima e nonostante le piccole incongruenze scientifiche, 10 più, assolutamente 10 più. Quindi,
Se non avete visto Breaking Bad, spero che non siate arrivati alla fine del video, perché se no, spoiler, forse devo dirlo prima, ma vabbè. Se avete visto Breaking Bad, riguardatelo, perché ne vale la pena, e tutti carichi per il camino domenica prossima. Quindi, senza ulteriore indugio, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo entusiasmante video di Fame Chimica. Ciao!